Ma prima di iniziare vorrei dirvi che ho pubblicato il 1° settembre il video dedicato a Harry Potter perché non potevo non farlo. Non so quanto bello sia uscito, però vi chiedo di andarlo a vedere e farmi sapere, e così almeno poi ne farò altri magari in futuro. Vorrei dedicare un video a Dan Brown, ma in particolare ai suoi libri diciamo dedicati a Robert Langdon. Quindi vi vorrei chiedere, vi interessa un libro su Dan Brown, anzi in particolare di Robert Langdon? Io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Settembre incombe e quindi ecco a voi i preferiti di agosto. Partendo dalla musica, ad agosto non ho ascoltato moltissima musica nuova, eccezione di El Clavo di Prince Royce con Maluma. Negli ultimi 5-6 giorni, cioè nell'ultima settimana di agosto, mi sono andata a fissare nuovamente con le canzoni dei fan. Per chi non le conoscesse, andatevi a sentire perché io tipo li adoro. E però mi è ritornato il pallino di andarli a sentire, ovviamente. Per quanto riguarda invece i film, bene, i film non ne ho visti tanti, però devo dire che ho visto ovviamente Hotel Transilvania 3, che vabbè, che ve lo dico a fare, è un cartone bellissimo perché io tipo adoro, a parte che dopo aver letto Dracula, io mi sono innamorata di Dracula, ovviamente. Quindi mi sono recuperata anche il primo e il secondo, poi ho recuperato anche ovviamente il terzo che è uscito il 22 agosto al cinema. E adesso ho intenzione anche di vedermi Ritorno al Bosco dei 100 Acri, che è uscito il 30 agosto, se non sbaglio. Per le serie TV invece ho visto tantissime serie TV. La serie TV più bella, almeno al momento, è Kevin Probably Saves the World, che è in realtà una miniserie, perché purtroppo è stata cancellata, che racconta di questo signore. Era un po' uno stronzetto, diciamo, ecco, facciamola breve. Perché se ne fregava degli altri, del suo migliore amico, di sua sorella, addirittura di suo nipote, perché doveva pensare solamente a se stesso, ecco. Però in suo aiuto arriva Yvette, che è una guerriera di Dio arrivata tramite la caduta di un meteorite. Lui ovviamente andrà da questo meteorite, lo toccherà, e quindi Yvette, diciamo, si attiva, non so come dirlo, esce da questo meteorite, ecco, e lo aiuterà a cambiare, diciamo, lo aiuterà a aiutare le persone, a essere più gentile, diciamo stare bene con se stesso, ecco. Perché inizialmente Kevin pensava che la ricompensa a essere gentile e a aiutare gli altri sarebbe stato un oggetto, dei soldi. E invece poi ovviamente con l'aiuto di Yvette scoprirà che in realtà essere generosi e essere gentili con gli altri era solo portare a sentirsi gratificato, ecco, perché appunto faceva felice gli altri e quindi automaticamente anche lui si sentiva più felice. Giro di un anno, perché purtroppo, sì, ripeto, è una sola stagione, Kevin cambierà da così a così, o da così a così, va bene. Comunque sarà una persona completamente diversa, però non perderà il suo spirito ironico, perché è,
Questa serie è divertentissima. E l'unica stagione è composta da 16 episodi e che durano più o meno dai 40 ai 42 minuti, insomma, più o meno. Quindi molto molto consigliata perché è molto divertente e piena zeppa di significati. Poi ovviamente passiamo al libro che mi è piaciuto di più. Questo libro ha protagonista Lizzie. Lizzie è un'adolescente che per una sera, contro la volontà del padre, esce dicendo che in realtà è con le amiche, ma non è vero perché poi uscirà con il suo ragazzo. Contro le volontà del padre, perché? Perché in giro c'è un serial killer che spia le sue vittime, poi le cattura, le impaurisce, diciamo, tramite insetti, diciamo, come ragni, taranti, e poi le uccide in base al vizio che hanno, come fumare o essere un po' facili, ecco, diciamo, cose così. Lizzie appunto sarà vittima di questo serial killer perché ovviamente per non farsi sgamare dal padre si farà lasciare dal suo ragazzo poco prima di casa sua e nel mentre tornava a casa viene appunto rapita. Però riesce a scappare, si salverà. Però diciamo che 14 anni dopo questo tizio farà risentire perché vuole vendicarsi, vuole riprendere quello che ha lasciato in sospeso con Lizzie. Quindi qui inizia la vera storia. Veniamo poi a scoprire piano piano tutto quello che è successo realmente con Lizzie, perché lei appunto, essendo, non so, forse sotto shock, così, non ha mai rivelato cosa è successo veramente. Cioè, per 14 anni per Lizzie non è stato proprio una quiete, perché lei aveva incubi che le facevano rivivere ciò che era successo 14 anni prima. Quindi lei per 14 anni, diciamo che è come se fosse stata rapita tutte le sere, dovesse rivivere sempre la stessa cosa, poverina. Ma per fortuna ritrova Jared, il suo ragazzo, perché l'hai lasciata lì in mezzo alla strada, ma anche per i ragazzi tuoi e mi porti, no, non potevi. E quindi diciamo poi si verrà a scoprire la verità assoluta di questo video, di questa storia. Comunque io lo indirizzo maggiormente, almeno secondo il mio personale giudizio, a più giovani, diciamo, agli adolescenti, diciamo dai 16 ai 18 anni, diciamo così, ma anche 14-15 anni, perché appunto tratta tematiche serie, diciamo, importanti. È comunque una storia verosimile, potrebbe accadere realmente, quindi purtroppo le persone del genere esistono davvero, quindi cioè queste cose succedono. Mi fate sapere se l'avete letto, se avete intenzione di leggerlo. Grazie per aver visto questo video, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se volete rimanere sempre attivi sui miei aggiornamenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vorrei leggere anche Origin, cioè è importante leggere Origin prima di fare il video dedicato a Robert. Fatemelo sapere, mi raccomando.